Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi porto il replay preso dal Foot Champions Channel di una partita disputata contro David Mailer, un calciatore professionista che al momento milita nell'Hull City, ma che è davvero davvero forte anche su FIFA. Spesso raggiunge anche la top 100 settimanale, ma fa sempre degli ottimi risultati. La particolarità di questo ragazzo è la sua squadra. Vi metto adesso un frame nel quale ve la mostro. E dunque l'ho preso in Weekend League in un momento nel quale non stavo giocando proprio alla grande, quindi ho cercato di rimettere un attimo insieme le energie, di mantenere la testa libera e di giocare al meglio che potevo. E quindi vi porto l'analisi di questa che è stata davvero una bella partita. Ed eccoci qui in partita, batto io, parto subito con un giro palla per provare a farlo uscire, tento di giocare sempre con passaggi molto vicini, allargo un po' il gioco in fascia verso Valencia, cerco di ragionare anche perché ci giocai l'anno scorso ma non ricordavo quale fosse il suo stile di gioco. Qui perdo una palla stupida e lui, con un'imbucata verso Ronaldo il fenomeno, non riesce a trovare la rete perché Neuer interviene alla grande. Posso ripartire con Valencia, anche qui sbaglio un passaggio facile, preso anche un po' dalla tensione per lo squadrone che aveva. Qui recupero una buona palla, la do a Pogba, poi per Griezmann, scambio stretto con Ronaldo, 1-2 che si conclude, Ronaldo prova a fermarsi, chiuso da Walker, fortunato nel rimpallo, ottima poi la finta, palla per Vidal che in driven shot da lì non perdona, insacca la rete dell'1-0, quindi vantaggio per noi al settimo minuto. Lui subisce un po' il colpo, però cerca di riorganizzare anche lui la sua manovra, con Walker prova ad andarsene sulla fascia, poi cerca l'imbucata centrale, la trova in Gullit, ma qui fa un grande intervento Bailly col piedone che sventa il tiro dell'olandese. E allora riparto con Dembélé che viene chiuso però da Vieira, gioca lui nello stretto sulla fascia, palla verso Ronaldo che però riesco a chiudere alla grande con Bailly, sbaglio il passaggio, fase un po' frenetica, qui con Goretzka riesco a chiudere e allora provo a ripartire con questo scambio Pogba-Dembélé. Dembélé cerca di ragionare, palla per Goretzka, ancora Dembélé che se ne va, mette il turbo, palla per Pogba che vede Ronaldo, di prima per Pogba, tiro di Pogba e andiamo davvero vicino al 2-0, peccato, era una bella azione questa. Vediamo questa nuova azione con Pogba che scambia con Dembélé, palla per Griezmann, scambi veloci tra gli attaccanti, ancora Pogba per Griezmann che scarica verso Dembélé, ancora una volta rientra, si appoggia su Goretzka, faccio un buon giro palla per cercare di farlo uscire in pressing con Goretzka, a tiro, fuori, Gullit, palla per Griezmann, di ritorno per Pogba e ancora in driven, non perdoniamo sul palo lungo, 2-0 al 40esimo. Ancora un'azione da parte mia con Goretzka che appoggia per Pogba, scambi sempre molto stretti, faccio girare la palla per trovare la giusta imbucata, la trovo con Ronaldo, si appoggia a Griezmann che la cede a Vidal, vede Pogba, ancora De Gea però, a dirgli di no, sarebbe stato il 3-0 in un primo tempo che è stato da me dominato. Eccoci quindi nella ripresa, lui parte subito forte per sfruttare il kick-off glitch, palla per Gullit che vede dentro Ronaldo ma c'è la grande risposta di Neuer, qui avevo sbagliato l'intervento con Boateng ma fortuna che c'è il portierone tedesco a salvarci. Io cerco di rispondere con questa azione, sempre scambi molto vicini tra i miei giocatori, vediamo Griezmann in possesso di palla, palla per Vidal, poi Dembélé, ancora per Griezmann, Pogba, ottimo l'inserimento di Griezmann che col mancino non riesce a trovare la rete e qui se lo divora. Vediamo quest'altra azione con Vidal
lancio lungo verso Dembélé, si appoggia su Goretzka, poi ottimo il filtrante verso Dembélé, ma qui commetto un grave errore, mi fermo, lui capisce tutto e può ripartire in contropiede con Neymar che la dà a Ronaldo il fenomeno. Qui sbaglio a cambiare giocatore con Valencia, poi Belli si addormenta, palla per Ronaldo che in driven colpisce il palo. Poi Ronaldo, Cristiano sbaglia il passaggio e allora Gullit può ripartire. Palla per Ronaldinho, Bale, scambio stretto con Ronaldo, Neymar è qui. Bale decide di buttarsela dentro e lui accorcia le distanze quando mancano 15 minuti. Eccoci all'85esimo, faccio girare un po' il pallone come è giusto che sia contro un avversario comunque davvero forte con quello squadrone. Era l'unico modo che avevo per gestirla e quindi vediamo qui scambi dalla parte all'altra del campo per allargare quanto più possibile il gioco, farlo correre a vuoto. Il tempo passa, 88esimo, mancano ormai 2 minuti, qui sbaglio il lancio e rischio di fare davvero un gravissimo errore. Fortunatamente Goretzka la recupera, quindi continuo con questo giropallo, qui sbaglio di nuovo il passaggio. Fortunatamente con Goretzka riesco a chiudere Gullit. E ormai siamo al 90esimo, non mi resta che continuare a gestire per questi ultimi secondi. Qui cerco però di imbastire un'azione offensiva proprio per non fare il melinaro spudorato. Sbaglio però il passaggio con Vidal, ma per fortuna il match finisce qui e quindi ci portiamo a casa un'importantissima vittoria contro un prestigiosissimo avversario. Vediamo le statistiche comunque. Mi rendono abbastanza giustizia. Ci vediamo venerdì con il recap di quella che al momento è stata una VL davvero davvero molto difficile per me. Alla prossima, ciao!